E noi speravamo di avere il nome del presidente in questa puntata di Benvenuto Presidente per poterlo chiamare nome e cognome, il nuovo presidente della Repubblica. Invece dobbiamo ancora limitarci a dire Benvenuto Presidente, ancora senza nome, perché naturalmente siamo arrivati alla quinta giornata di votazioni per l'elezione del nuovo inquilino del Colle a Montecitorio, ma non abbiamo ancora appunto il sostituto di Sergio Mattarella. Alle 11, quindi proprio pochi minuti fa è partita la quinta chiama a maggioranza assoluta. Le notizie, anzi la notizia fondamentale con la quale possiamo aprire questa nuova chiama è che i grandi elettori del centrodestra voteranno il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, proprio alla chiama di questa mattina. Un nome che era già stato fatto, che era già stato proposto da Matteo Salvini, leader della Lega, nelle giornate scorse, ma che non aveva trovato il riscontro poi delle altre parti politiche. In realtà riscontri non ce ne sono stati molti perché le varie fazioni, definiamole così, le varie parti politiche hanno un po' viaggiato in modo solitario, cioè non è stato trovato un accordo ed è anche per questo che oggi ci troviamo a questa quinta giornata senza avere ancora idea, forse anche, no? di chi sarà il nuovo presidente della Repubblica. Allora, come detto, votazione prima è partita proprio, proprio poco fa alle 11, oggi c'è una doppia chiama, la seconda si terrà alle 17, lo hanno deciso i capigruppo e invece domani le votazioni si terranno alle 9:30 e alle 16:30. Allora, ci sono stati molti vertici, molti dialoghi, molte indecisioni. Draghi in questo momento sembra essere uscito dai radar per quanto riguarda la possibilità che sia lui il nuovo presidente della Repubblica. Resta ancora Mattarella invece come opzione di riconferma, perché ieri ha avuto più voti, per esempio, l'attuale capo dello Stato rispetto al giorno precedente, però è chiaro che queste giornate sono state un po' interlocutorie, quindi non possiamo forse basarci sui nomi che sono usciti, ma oggi li ripercorreremo anche in questa puntata. E per questa puntata io saluto Giancarlo Marcotti, Finanza in Chiaro. Giancarlo, buongiorno, grazie per essere con noi anche per Benvenuto Presidente. Grazie Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. E abbiamo un altro Giancarlo, oggi doppio nome, Pagliarini, che saluto e ringrazio per essere con noi. Grazie Giancarlo, anche Buona, grazie, grazie a te che mi hai invitato. È sempre interessante partecipare a queste discussioni. Grazie. Allora, partiamo da Giancarlo Marcotti, visto che l'ho interpellato per primo, poi naturalmente faremo un po' perché sarà interessante anche sentire, no, questo botta e risposta tra due ospiti che sicuramente avranno molto da dire e che sanno soprattutto come cosa succede nei palazzi della politica. Allora, Giancarlo Marcotti, eccoti qui. Te l'aspettavi di arrivare al termine della settimana senza un nome o invece si poteva pensare di averlo, questo nuovo capo dello Stato? No, per la verità me lo attendevo, nel senso che il rebus capo dello Stato non è facilmente risolvibile. Insomma, veniamo da due capi dello Stato decisamente di parte, cioè connotati come centrosinistra. È chiaro che il centrodestra reclamava ora il proprio turno, per cui, e sapevamo ovviamente che il centro-sinistra sarebbe opposto in maniera chiara e netta. In più c'è il fatto che questa elezione del capo dello Stato ha delle implicazioni anche sulla durata del governo, per i noti motivi ovviamente, perché sappiamo che Draghi in questo momento è a capo del governo, è il premier, è il presidente del Consiglio, quindi questa elezione del capo dello Stato ha più implicazioni e quindi il problema, quello che io ho chiamato rebus, è chiaramente difficile da risolvere e non penso si risolva neanche in giornata. Ora, Giancarlo Pagliarini, guarda un po' che domanda è spuntata. Stessa domanda faccio a te, ovviamente, ma è spuntata anche una domanda un po' provocatoria. Quindi ce la facciamo ad arrivare a questo nome? Per meglio dire, è vero, era nelle attese, no? Il fatto di evidentemente non avere il nome entro la settimana. Però sembra quasi ancora tutto troppo scombinato. Cosa ne pensi? Ma io penso, guarda, io mi ricordo come funzionava la politica tanti anni fa quando facevo politica io, no? Se arrivava una legge, tu non guardavi se era buona o se non era buona, tu
tu guardavi chi l'aveva proposta. Se l'aveva proposto uno degli altri, quella legge era orribile, andava bocciata, anche se era la migliore del mondo. Il problema, capisci, è questo: lì non si lavora per i cittadini o che so io, si lavora per essere rieletti e per avere i voti. Questo ti fa capire quello che succede adesso, no? Hanno proposto Berlusconi, non è che hanno detto è bravo, non è bravo, che so io, hanno detto lo proponete voi, lo boccio. Adesso vediamo cosa succede con la povera Elisabetta Casellati, perché l'hanno proposta, è una persona molto brava, però l'hanno proposta a quelli del centrodestra e quindi mi sa che dall'altra parte diranno la boccio, non perché non è brava, ma perché l'avete proposto voi. Questa è la follia, secondo me, della politica. E io a questo punto ho una domanda per Marcotti. Io non ho capito perché non eleggono subito Draghi. Io avevo sperato che Draghi fosse eletto alla prima chiamata, perché, signori, abbiamo un debito pubblico incredibile, spendiamo quasi 200 milioni di euro al giorno di interessi passivi sul debito pubblico. Se c'è lì uno bravo a gestire queste cose, siamo solo contenti. Secondo me il Presidente della Repubblica conta molto di più del capo del governo. Giancarlo Pagliarini, ti volevo proprio chiedere questo, perché noi ne abbiamo già parlato, però siccome stiamo andando piano piano verso, si spera, la risoluzione, no, dell'enigma Colle e Palazzo Chigi, conta di più, tu dici, il Presidente della Repubblica, ma anche in questo momento, mi spiego meglio, proprio perché Draghi sta gestendo delle situazioni delicate, no, a capo di Palazzo Chigi? Questo è vero, da una parte ci garantirebbe forse una maggiore stabilità per i prossimi 7 anni, ma nel momento immediato non ci sarebbe qualche scossone. Insomma, tu ti auguri ancora che sia Draghi il prossimo Presidente della Repubblica? Poi andiamo da Marcotti, ovviamente, visto che hai girato anche la domanda a lui, e la giro io stessa. Sì. Certo, io adesso ti dico i motivi, poi dopo sentiamo. Certo. Interessante. Secondo me il grandissimo valore aggiunto di Draghi è che ha impedito ai partiti politici di combinare guai. Loro combinano guai perché cercano di comperare, pagando le cash, i voti. Cioè, abbiamo mille esempi, no? Quota 100 per le pensioni, piuttosto che il reddito di cittadinanza, piuttosto che anche. I partiti politici sono alla ricerca affanna dei voti, loro vogliono i voti e li comprano pagandoli cash. Ecco, Draghi ha impedito ai partiti politici di fare le loro sciocchezze. Da capo del governo glielo impedisce, gliel'ha impedito fino adesso, abbastanza, nell'ultimo mese magari è stato un pochino troppo soft, gliel'ha impedito e finché sta al governo glielo impedisce, ma il governo ci starà ancora un anno, 2 anni, chi lo sa. Se diventa Presidente della Repubblica, signori, glielo impedisce per 7 anni di fila. Secondo me, per questo motivo, i partiti politici dicono no, Draghi no, aiuto, perché abbiamo lì una persona che non ha l'obiettivo di raccattare voti, o se invece di raccattare, diciamo, di comprare pagandoli cash i voti, ma l'obiettivo è di organizzare nel modo migliore il paese. Ecco, poi può essere bravo o meno bravo, so che ci sono anche delle critiche, non è che sia innamorato di Draghi, però sicuramente lui è l'uomo che impedisce ai partiti politici di combinare guai, perché non è alla ricerca dei voti, e per questo a me piacerebbe averlo come Presidente della Repubblica. Io lo vedresti, certo. Sentiamo anche l'amico Marchetti, che magari ho detto delle sciocchezze. Se lo dite, dille tranquillo, tanto siamo qui tra di noi. Assolutamente, tanto siete due persone con cui si può ragionare sempre, quindi ci mancherebbe, le opinioni diverse, discordanti, sono sempre ben accette, proprio perché permettono di fare ulteriori ragionamenti. Intanto cominciano ad arrivare anche dei messaggi, io invito i nostri amici a scriverci per dire la loro e anche per fare delle domande ai miei ospiti. C'è chi dice sarà Casellati alla fine il Presidente della Repubblica. Poi ci torniamo sul nome della Presidente del Senato, che è stato fatto dal centrodestra, e del nome che verrà votato proprio dalla coalizione del centrodestra. Allora, Giancarlo Marcotti, Draghi, insomma, nel ragionamento di Pagliarini è la pedina che invece dovrebbe essere mossa proprio per garantire la stabilità al paese. Cosa ne pensi? Allora, prima di rispondere devo fare una premessa doverosa. Giancarlo Pagliarini è uno dei politici italiani che ho maggiormente apprezzato, per la sua direttura morale, per il fatto di essere sempre stato fedele alla sua idea e lo ha
lo ha dimostrato, insomma, la sua vita politica l'ha dimostrato. È stato probabilmente il miglior ministro dello sviluppo economico del dopoguerra, forse anche aiutato perché è diventato ministro nel 94, quindi dopo che noi eravamo usciti dallo SME, quindi io mi ricordo quegli anni e sono stati i veri anni del boom economico dell'Italia. Ovviamente io non potevo ricordarmi il boom economico degli anni 50, ma quello degli anni 90, cioè dal 92 al 97, 98, sono stati anni di un boom economico e Pagliarini ha contribuito a questo boom economico. Quindi voglio dire, ho voluto fare questa premessa per dire che la ritengo doverosa. Purtroppo con lui dissento totalmente sul fatto di Draghi alla presidenza della Repubblica, sarebbe il più grande disastro per l'Italia. È una persona che non solo ha nettamente peggiorato i conti pubblici italiani e quindi non ha assolutamente fatto. In più, se parliamo di spread, lo spread non l'ha tenuto basso Draghi, l'ha tenuto basso Christine Lagarde comprando titoli italiani. Qua dobbiamo fare un'altra considerazione, cioè lo spread non dipende dai mercati. Lo spread dipende esclusivamente dalla Banca Centrale Europea. Decide di comprare i titoli dello Stato italiano, abbiamo uno spread basso. Non compra più i titoli dello Stato italiano, lo spread può anche andare a 1000. Quindi non è la bravura di Draghi. Draghi, oltre ad aver fatto danni di carattere economico, ha ridotto il nostro paese in una specie di dittatura, perché che sta succedendo. Su questo, se avete due opinioni, l'abbiamo sentito, completamente diverse. Poi ritorno da Pagliarini, però ti chiedo, dopo arrivo da te Giancarlo Pagliarini, però Giancarlo Marcotti, un'ultima cosa. Ma cosa rispondi, visto che tu appunto ti occupi di finanza ed economia, ne parliamo anche tutte le settimane, insomma, però è inevitabile dire, ed è insomma, credo che sia una cosa oggettiva, al di là del gradimento che si possa avere per Draghi, attenzione, che Draghi, da quando c'è Draghi a Palazzo Chigi, il mercato, quello che hai tirato in causa tu, chiamato in causa tu, quindi i mercati, gli investitori a livello internazionale, l'Italia abbia acquistato più fiducia grazie comunque al biglietto da visita Draghi, vuoi per il ruolo che ha rivestito in precedenza, cioè quello di governatore della Banca Centrale Europea, vuoi quello che ha fatto a capo della Banca Centrale Europea, però di fatto insomma l'Italia è stata portata un po' più in su, no? Nel livello di appeal, che definiamolo così, a livello internazionale. Non sei d'accordo su questo? Non sono d'accordo perché è il punto di vista dal quale si parte che è differente tra il tuo ragionamento e il mio, quello che ho fatto io, cioè faccio l'esempio più eclatante. Draghi è stato diciamo osannato come presidente della BCE per aver salvato l'euro. È la sua maggior colpa. Se noi fossimo usciti dall'euro nel 2011-2012, oggi il nostro paese, non dico sarebbe come la Svizzera, ma quasi. Quindi, d'accordo tutte e due, Giancarli, allora su questo vado da Giancarlo Pagliarini, no? Cosa ne pensi di questo aspetto? Cioè, è l'euro, noi continuiamo a dire, beh, ma Draghi ha salvato l'euro, e il problema è proprio questo, se non l'avesse fatto, se avesse fatto altro, l'Italia sarebbe più simile alla Svizzera. Giancarlo Pagliarini, è inutile ricordare il tuo amore per la Svizzera, ma basato proprio sul funzionamento, no, del paese, ecco. Ma il problema è, appunto, fossimo come la Svizzera, sarei l'uomo più felice del mondo. Il problema è, saremmo come la Svizzera oppure saremmo come la Repubblica di Weimar quando l'inflazione era del 2000% al minuto o all'ora? È tutto lì. Da come ho visto io il funzionamento del sistema paese e la cultura dei sindacati, la cultura anche di tante persone, ho paura che saremmo ridotti, se usciamo dall'euro, fossimo usciti, usciamo dall'euro, io prenderei il caffè alle 9 del mattino, perché alle 9 del mattino mi costerebbe 1.000.000 lire, e non alle 3 del pomeriggio, perché alle 3 del pomeriggio mi costerebbe 1.500.000. Cioè, questo è uno dei pericoli. Ecco, se invece il paese si rimboccasse le maniche, per carità, sarei solo l'uomo più felice del mondo. Il mio terrore è che
da quello che vedo di come funziona il sistema paese, la Repubblica di Weimar sarebbe un astro e noi saremmo conciati mille volte peggio. Siccome sono anziano e non riesco più a scappare da qualche parte, andare a lavorare negli Stati Uniti piuttosto che in Russia, o che so io compio 80 anni adesso, quindi se mi parte un'inflazione del 100% al giorno, io sono destinato a morire di fame. Infatti qua sto cercando di imparare a coltivare i pomodori e le patate. Dopodiché, però, qui, per carità, se invece l'amico Marcotti è convinto che l'Italia, senza avere questa protezione, riuscirebbe comunque... Cioè io, onestamente, se io fossi un ricco cinese, un ricco marziano, vengo giù, l'Italia è fuori dall'euro, mi chiede di prestargli dei soldi, io gli dico o non glieli presto o voglio il 200% al giorno, ecco. Okay. Con l'Italia organizzata così, ecco. Quando dico organizzata così proprio, intendo dire il sistema che c'è. Ci rendiamo conto, abbiamo salvato l'Italia. L'Italia ci è costata come 10 leggi finanziarie, eppure si continua a dire no perché serve la cosa di bandiera lì. Uno vola con gli aeroplani, non con le compagnie di bandiera, ecco. È la cultura che c'è nel sistema paese che a me mi fa terrore, ecco. Tutto qua, dopodiché sentiamo anche Giancarlo Marcotti. Intanto qualche messaggio che leggo qua e là, giusto per andare a vedere anche un po' quello che pensano i nostri amici. Intanto chi saluta Pagliarini e quindi dice Pagliarini, meno male che ogni tanto parla nuovamente in TV, eccoci qui, è uno dei nostri, Giancarlo Pagliarini, quindi sulle fonti TV lo potete trovare. Un altro amico scrive: massima stima per il dottor Marcotti, che ha una visione incredibile, chapeau. Al di là dei saluti a voi diretti, c'è chi scrive: Cinzia, a me fa paura Draghi perché non sono convinta che lavori per l'Italia. E poi chi dice che alla fine deciderà Renzi. Ecco, poi arriviamo proprio a capire, secondo voi, dove potranno portare queste mosse politiche. Giancarlo Marcotti, ti lascio rispondere però a quello che diceva Pagliarini e poi facciamo un passo ulteriore. Assolutamente. Mi spiace che Pagliarini non abbia memoria di quello che è successo negli anni in cui tra l'altro lui operava come politico, non si ricordi quindi che l'Italia è già uscita dall'euro nel 1992, non si chiamava euro, si chiamava ECU, ma era la stessa cosa, e non si ricordi che prima dell'uscita dall'ECU, cioè dal sistema monetario europeo, tutti, ma proprio tutti, la Confindustria, i sindacati, tutti, dicevano l'inflazione andrà al 2000%, la Repubblica di Weimar. Pagliarini, ti ricordi nel 1994 quando eri ministro dello sviluppo economico, quant'era l'inflazione in Italia? L'inflazione, dopo che siamo usciti dal sistema monetario europeo, non si è alzata di nulla. Semplicemente perché l'inflazione cresce, allora è lì sulla questione all'Italia, ovviamente io sono perfettamente d'accordo con lui, l'inflazione cresce se viene emessa moneta vuota, cioè se viene emessa moneta così senza associarla al lavoro, ma se viene emessa moneta in cambio di lavoro, e quella è tutto PIL, è tutto reddito, voglio dire. Quindi io sono convintissimo che non avremmo bisogno di prestiti dalla Cina o chissà da chi, perché non siamo la Grecia, noi abbiamo un apparato produttivo, abbiamo un apparato industriale che è di primo ordine. L'unica cosa purtroppo è che lo stanno distruggendo. Ecco, però su questo mi pare che le posizioni convergano, magari con delle premesse diverse, cioè si parlava del sistema, no? Sbagliato, e con il quale si utilizzano appunto i soldi, con il quale, cioè, per esempio è stata citata l'Italia, siccome c'è un amico che ha scritto sulla questione all'Italia, scrive: non abbiamo salvato l'Italia, ci siamo solo ulteriormente indebitati. Esatto, è questo il discorso. Quindi è il sistema che non sa utilizzare correttamente le proprie risorse, e in Italia, e siamo d'accordo tutti, ce ne sono molte. Poi, perdonami Manuela, sì, solo un secondo, sì, ecco, sì. Per chiarire ulteriormente,
È chiaro che sulle inefficienze dello Stato italiano io e Pagliarini non solo andiamo d'accordo, no, ma certo, proprio certo. Le nostre idee sono assolutamente coincidenti. Quindi non voglio dire che immediatamente miglioriamo. Quando prima ho detto Svizzera, l'ho detto un po' così per è fatto bene. Non è che arriveremo a che uscendo dall'euro Napoli si confonde con Zurigo oppure con Ginevra, resta Napoli, resta Zurigo, resta Ginevra, insomma. Però vivremo in una situazione decisamente migliore. Cioè io non riconosco tutti i difetti degli italiani, però ne voglio riconoscere anche i grandi pregi, e tra i grandi pregi è che hanno un apparato produttivo di primordine. Allora, su quello siamo d'accordo, bene, no, i pregi, perché noi ci diamo ogni tanto delle bastonate da soli e non sappiamo riconoscere, però il problema è che poi non lo sappiamo riconoscere perché non viene sfruttato il potenziale, no? E quindi è un continuo aggrovigliamento. Allora, vabbè, ovviamente Pagliarini, ti lascio eventualmente aggiungere qualcosa, però poi volevo chiedervi, insomma, cosa ne pensate di quello che dicevano anche i nostri amici, intanto che sarà Casellati alla fine, quindi possiamo anche vedere il titolo successivo che ci riporta al centrodestra, che ci sta provando in tutti i modi, no? Perché il centrodestra sta rivendicando un po' il ruolo in questo momento di dover essere centrale, appunto, nel senso dobbiamo essere noi a dire chi sarà il Presidente della Repubblica, perché ha sempre deciso il centrosinistra, e alla fine deciderà Renzi invece, secondo qualcuno. Chi deciderà Pagliarini alla fine? Ma se decide Renzi è un guaio, perché lui vedo che sta facendo il tifo per Casini, che è un bravo ragazzo, per carità, però non lo vedo tanto bene quel posto. Sulla Casellati, io a questo punto sono qui che dico, spero che passi oggi, ma ho paura di no, e se non passa è bruciata, e bruciare la seconda carica dello Stato per fare una prova di forza, secondo me non è molto saggio, ecco, questo è il punto. E la mia considerazione lo dico subito, sennò poi me ne dimentico, no? Su Marcotti sono d'accordissimo assolutamente che abbiamo un sistema produttivo abbastanza forte, diventa più debole ogni anno, però con le tasse e con i contributi sociali che dobbiamo pagare e con lo Stato che non funziona. Allora io ti do ragione al 1000 per 1000 se concordi nel dire che bisognerebbe modificare un po' la Costituzione e mettere dentro qualcosa come l'articolo 3 della Costituzione svizzera, che dice che la sovranità non è dello Stato centrale, ma è del cantoni, nel nostro caso sarebbe delle regioni o degli enti territoriali, i quali delegano allo Stato centrale alcuni compiti. Però questo è diverso, capisci? Perché sul territorio tu le cose le conosci, le fai, ci lavori, ti butti dentro, non aspetti che arrivi qualcosa da Roma, dal centro, ecco. Quindi se diventiamo una Repubblica federale, con i cittadini che comandano davvero, che fanno tanti referendum, eccetera, per esempio, figurati se non sono d'accordo, il problema del sistema paese è lo Stato che non funziona, ma non funzionerebbe nemmeno se lì mettiamo le persone più brave del mondo, attenzione, è la struttura che non può funzionare, perché quando tu mandi le tasse a Roma, ecco che i parlamentari non cercano di fare le leggi buone, di spendere bene, ma cercano di portare soldi nel collegio elettorale, quindi il parlamentare deve andare a Roma, fare il giro delle sette chiese e portare i quattrini a casa, ma è assurdo, perché deve portare i quattrini a casa, i quattrini restino lì, e si mandano al centro i soldi per i compiti che si delegano al centro, tra i quali ci metto anche la perequazione tra regioni, per carità, succede così anche in Svizzera, sia ben chiaro, però la sovranità non deve essere, la nostra malattia è l'eccesso di centralismo, ecco, io la vedo così. Voglio dire una cosa veloce a Cinzia, che ha paura che Draghi non lavori per l'Italia, ecco, è una delle critiche che fanno Draghi, è che è troppo filo americano ed è, se vuoi, troppo poco amico dei russi, dove non dimentichiamo che adesso può saltare fuori un disastro, e se ci troviamo senza gas e poi moriamo tutti di freddo, però ecco, no, mi fermo qui perché ho lanciato un'esca, ma non è un'esca, a Marcotti ha lanciato un motivo di discussione, ecco,
lo Stato centrale prendo, è troppo okay. centrale. Lo riprendo anche io perché c'è un messaggio di Fausta che dice: ottimo Pagliarini, modificare la Costituzione in favore delle regioni. E così sentiamo cosa ne pensa. Cioè, come dire, tanto ci abbiamo provato in mille modi, continuiamo a cambiare governo, mettiamo diversi esponenti, ma è il sistema paese che non vuole saperne di essere cambiato. Quindi deve cambiare, come dire, a livello costituzionale la gestione delle risorse, quindi le regioni. Il concetto di federalismo, insomma, l'ha spiegato bene Pagliarini. E Giancarlo Marcotti. No, allora, su questo io concordo perfettamente con Pagliarini, sono un federalista della prima ora anch'io, quindi assolutamente preferirei vivere in uno Stato federale piuttosto che in uno Stato centrale come il nostro attuale, anche se naturalmente quando diciamo c'è stata l'unificazione dell'Italia, purché l'Italia non fosse unita da millenni, insomma da centinaia di anni, chi ha voluto riunificare l'Italia sapeva perfettamente che cos'era l'Italia, cioè l'Italia è chiaro che cos'è, è quella parte di terra che c'è che sta sotto le Alpi, quindi l'Italia deve essere un unico Stato. Poi la questione, come diceva giustamente Pagliarini, che invece un federalismo, un decentramento dei poteri è chiaramente auspicabile, e anche se naturalmente è una cosa molto difficile, perché purtroppo in Italia si sono create delle differenze tra appunto regioni diverse, e sono differenze che anziché ridursi si stanno aumentando, quindi non è semplice. Però io concordo completamente con lui su questo aspetto. Anch'io amo la Svizzera voglio dire, l'Italia prima di arrivare a quei livelli, cioè io continuo a dire che in Svizzera un referendum che si proponeva di dare 3.000 o 6.000, adesso non mi ricordo più, ma una cifra enorme, no, penso 3.000 franchi svizzeri ad ogni persona, ad ogni maggiorenne, così, senza far niente, cioè il referendum era: diamo a tutti 3.000 franchi svizzeri. Certo, venivano tolte delle altre cose, ma insomma è stato bocciato. Ora immaginatemi un referendum del genere in Italia, cioè che lo Stato facesse un referendum in cui si dice a tutti i maggiorenni diamo 3.000 euro al mese, e così, oltre al loro stipendio. Figuriamoci. Allora, ecco. Scusami Giancarlo Marcotti, resto ancora un istante da te, intanto leggendo questa notizia, intanto abbiamo detto centrodestra oggi vota Casellati, ti chiedo cosa ne pensi, sì. Perché mi ha risposto, però dico anche che intanto il Partito Democratico, Italia dei Valori, Movimento 5 Stelle, scusate Italia Viva, non Italia dei Valori, che lapsus, non stanno rispondendo alla prima chiama. E quindi è un po', si sta verificando quello che ha detto prima Pagliarini, che insomma si propone un nome da una parte, gli altri chissà, magari per carità non amano il nome, cioè preferiscono un altro nome, però quasi per partito preso viene bocciato, non stanno rispondendo alla prima chiama, quindi insomma ci avviamo verso un'altra giornata abbastanza negativa da un punto di vista decisionale. Marcotti, cosa ne pensi? E poi dopo sentiamo anche Pagliarini. Allora, sulla questione si brucia, non si brucia, insomma, alla fine noi possiamo avere 2, 3, 5, 10, 100 candidati, ma ad essere eletto sarà sempre uno, quindi tutti gli altri, se sono 100 candidati, 99 sono stati bruciati, quindi dire non facciamo un nome per non bruciarlo, vabbè, se comunque su quel nome lì non si sarebbero raggiunte il quorum per l'elezione, vabbè, insomma, non è che la Casellati, se non viene eletta, chissà che brutta figura che fa. Certo, se ci fossero centinaia di francotiratori, allora va bene, ma se il centrodestra compatto oggi vota la Casellati, però i suoi voti non bastano per farla eleggere, va bene, hanno provato a vedere. Secondo me la Casellati, io ho tutt'altra idea, io mi sono esposto su quale sarebbe stato il mio
il mio vero presidente della Repubblica. Ricordalo. Allora, io ho una stima incondizionata per il professor Giorgio Agamben, che è per me una persona di una straordinaria intelligenza, di una straordinaria cultura, un vero intellettuale, una persona che saprebbe assolutamente così difendere i dettami costituzionali ed essere davvero super partes, una persona di una lucidità mentale straordinaria. Io ripeto, ho veramente un'ammirazione, però appunto, dato che so che naturalmente i partiti, figuriamoci se indirizzano il loro voto verso una persona intelligente, e allora tra i papabili io penso che la Casellati sia la meno peggio. Ecco, infatti ti stavo proprio chiedendo, quindi con le pedine che abbiamo a disposizione, mi perdoneranno tutti per utilizzare questa parola, ma insomma, perché tanto in questo momento si stanno facendo dei giochi, no? Fondamentalmente dei giochi politici, con le pedine che abbiamo a disposizione, quindi tu diciamo, vabbè, tu hai detto la meno peggio, Casellati vedresti come dire, come ideale da posizionare al Quirinale, quindi con Draghi che resta alla presidenza del Consiglio, però. Giusto, sì, certo, sì, per forza. Okay. E se dovesse cadere il governo festeggerei anche sta presenza. No, lo so, su questo ti conosco, lo so benissimo, ne parleremo, adesso vedremo cosa succederà. Quindi invece Giancarlo Pagliarini, perdonami, al di là del fatto che, come dire, Casellati è stata proposta dal centrodestra, tu, se dovessi proprio scegliere tu, con le pedine che abbiamo a disposizione, cosa faresti? Draghi, l'abbiamo già detto, no? Cioè tu avresti messo Draghi al Quirinale. Ma sì, io insisterei su Draghi perché con tutti i difetti che ha sottolineato la Cinzia o che ha detto l'amico Marcotti, voglio dire, secondo me la testa ce l'ha veramente, quindi rispetto agli altri, al suo livello vedevo solo Berlusconi, ecco, naturalmente se poi è malato che so io, a suo livello non vedo nessuno. E voglio continuare il discorso che faceva Marcotti prima, quando ha detto hanno bocciato un referendum per dare 3.000 franchi a ciascuno, hanno invece addirittura votato un referendum che si aumentava le tasse, e loro hanno votato sì, aumentiamo le tasse, aumentavano l'IVA, però sapevano che serviva per finanziare certe cose e poi l'hanno aumentata solo per 5 anni. Comunque c'era un referendum dove si diceva, cioè, capite, hanno chiesto ai cittadini, siccome l'aliquota dell'IVA è nella Costituzione svizzera, hanno detto se potevano cambiare la Costituzione e aumentare l'IVA, e i cittadini hanno detto sì, va bene, aumentiamo l'IVA. Certo, non è come la nostra, perché lì è del 6%, quindi, però questo è un esempio di quanto sarebbe importante cambiare proprio il sistema di pensare della gente e la struttura del paese. Voglio dire, se un'azienda va male, è inutile cambiare i manager o che so io, bisogna cambiare l'organizzazione dell'azienda. È raro che un uomo sia tanto stupido a far andare male l'azienda. L'azienda va male se è organizzata male, quindi bisogna cambiare l'organizzazione. Il sistema paese, dai, diciamoci la verità, noi andiamo male, ogni anno che passa è peggio. Se noi adesso facciamo una fotografia come si viveva 20 anni fa, come si vive oggi, si vive peggio. Adesso Marcotti dice colpa dell'euro, io dico che è colpa di come è troppo centralista il sistema paese, ecco, quindi bisogna fondamentalmente migliorare la Costituzione. Ecco, però sì, un altro punto per l'amico, perché diceva ma l'Italia è di qua dalle Alpi, le regioni eccetera, io vivo e respiro vedendo l'Europa, non l'Italia, cioè voglio dire, io voglio bene a uno dell'Emilia Romagna, uno della Sicilia, ma anche a uno della Catalogna o della Provenza. Per me sono la stessa roba, Catalogna, Provenza, Berlino, Sicilia, cioè è la stessa roba. A me piace l'idea dell'Europa dei popoli, dell'Europa delle regioni, e però per arrivarci cosa bisogna fare? Bisogna eliminare i vecchi stati-nazione che bloccano l'Europa, e noi siamo deboli nel mondo comandano quelli forti. Ma l'Europa non c'è, non parla mai, non ha una sola voce, perché non esiste, perché i vecchi stati-nazione bloccano lo sviluppo dell'Europa, come
come entità veramente forte, tipo Stati Uniti, tipo Cina o che so io. Ecco, quindi a me piacerebbe l'idea dell'Europa dei popoli, non dell'Europa dei vecchi stati-nazione che di fatto bloccano l'Europa. Lo dico perché mi piacerebbe sentire cosa ne pensi tu, se hai voglia, ecco. Cosa pensa Giancarlo Marcotti? Poi dobbiamo avviarci verso le conclusioni, vi faccio proprio una domanda flash in chiusura che ci riporta su, diciamo, i giochi per il Quirinale e poi chiudiamo. Ma rispondi pure Giancarlo Marcotti. Cioè, velocemente, è ovvio che io non odio nessuno, né i catalani, né i bavaresi, né i francesi o i finlandesi, no? Però è chiaro che sono nato in Italia, se un italiano mi parla io lo capisco, se un finlandese mi parla io non so che cosa mi sta dicendo. In più, io vivo in un paese in cui quando esco di casa trovo sempre delle persone, sono dei turisti, che stanno fotografando dei palazzi, che per me sono la cosa normale. Io vivo a Vicenza, quindi i palazzi sono quelli del Palladio, e per me è una cosa normale, per loro è una cosa eccezionale. Quindi quello, se uno vede l'Italia, capisce che è un paese totalmente diverso da qualsiasi altro. Cioè il numero di geni che sono nati in questo territorio è enormemente superiore a qualsiasi altra parte del mondo. Quindi io sono orgoglioso di essere italiano e sono principalmente italiano. Poi se l'Italia fa parte dell'Europa va bene, ma io capovolgerei la famosa frase di Metternich, cioè non è l'Italia ad essere un'espressione geografica, è l'Europa ad essere un'espressione geografica. L'Italia è uno Stato. Ed è un'identità, anche perché c'è chi scrive, insomma, perderemo la nostra identità, no? Se si facessero altri ragionamenti. No, quella bisogna preservarla sempre, a prescindere poi dal mondo che cambia, dalla globalizzazione, da tutti gli inserimenti che si possono fare, anche dalle evoluzioni naturali, perché poi è chiaro che non è che il mondo di oggi è quello di 100 anni fa, però mantenendo sempre salde le radici e l'identità. Su questo mi sento di essere assolutamente d'accordo, ma credo che Pagliarini la veda allo stesso modo. Allora, messaggio di Matteo, ci sono un po' di riflessioni, ma leggo quelle che ci portano appunto a chiudere il cerchio su ciò che sta accadendo oggi. La strada è scritta, secondo questo amico: Mattarella resta fino alla fine della legislatura e Draghi finisce di impostare l'azione di governo, visto che sino ad ora ha fatto pochino. Poi vada al Colle, scrive appunto Matteo. Quindi Mattarella rimane, lascia finire il lavoro a Draghi, si chiude la legislatura, si va a elezioni, il popolo italiano vota e Draghi viene mandato al Quirinale al posto di Mattarella, che farebbe solo da caronte, da traghettatore in questa fase di stallo. Cosa ne pensate? Poi vi saluto. Allora, Pagliarini. Ma è una cosa che può succedere, ma è un peccato, perché facciamo vedere che il sistema paese non riesce nemmeno a eleggere il Presidente della Repubblica. No, Mattarella ha detto 20.000 volte che preferirebbe smetterla. C'era una battuta stamattina, dice: mi fate perdere la caparra che ho dato per il nuovo appartamento a Roma. Comunque, vediamo cosa succede. Intanto vediamo se oggi bruciano o meno la Casellati, sarebbe un peccato, ma soprattutto ricordiamoci che purtroppo, secondo me almeno, non cercano la persona migliore, ma cercano una persona proposta da me, non proposta da lui. Perché? Perché sennò lui fa una bella figura, è lui il kingmaker o che so io. Cioè, questi qui continuano a lottare tra di loro, santo cielo, in Svizzera questo non succede. Marcotti, Giancarlo, su questo cosa pensi? Sì, velocemente, io ritengo che da un punto di vista formale non sarebbe neanche sbagliato il dare il temporaneo reincarico a Mattarella. Perché? Perché altrimenti questo Presidente della Repubblica verrebbe eletto da un Parlamento che oramai non rappresenta più l'Italia, perché sappiamo che il prossimo Parlamento sarà completamente diverso da questo, non solo perché avrà un numero di parlamentari inferiore, ma perché il partito di maggioranza assoluta in questo momento, cioè il Movimento 5 Stelle, sarà più che dimezzato, forse, e così via. Quindi il fare eleggere il nuovo presidente da un Parlamento nuovo rispetto a che questo vecchio Parlamento non sarebbe neppure sbagliato. Però quello che ancora, vabbè, lo ripeto per la 100ª volta, quello su quale non concordo è che dopo la fine della legislatura, e quindi quando si è eletto il nuovo Parlamento,
debba automaticamente essere Draghi ad andare al Quirinale. Io mi auguro sempre che non accada mai, perché sarebbe una sciagura per l'Italia. Allora, facciamo così, io adesso vi saluto, ma se siete d'accordo, non potete che dirmi di sì, lo so, mi rendo conto, però sono sicura che sarete d'accordo, settimana prossima, comunque appena ci saranno i giochi fatti, e non sappiamo quindi quando, però insomma settimana prossima decisamente potrebbe essere più probabile, ci risentiamo se volete, proprio con questa stessa formula per parlarne insieme e per vedere quali effettivamente possono essere gli scenari, perché adesso siamo ancora nell'ambito delle possibilità, no? E quindi non possiamo parlare con precisione. Accettate l'invito? Ve lo chiedo proprio in diretta. Io assolutamente sì, per quanto mi riguarda. Ok. Naturalmente anche per me, figura a me, per me, ripeto, adesso al di là delle opinioni diverse, ma è un onore discutere con Giancarlo Pagliarini, l'ho detto all'inizio, ma lo ribadisco, è okay. Una persona di una correttezza unica, quindi assolutamente sì. Allora, aggiudicato, facciamo così, noi ci risentiamo settimana prossima con Giancarlo Pagliarini e Giancarlo Marcotti, che saluto naturalmente e ringrazio per essere stati con noi nel nostro format. Benvenuto Presidente, grazie, buona giornata e a settimana prossima. Buona serata, saluti. Grazie, arrivederci. grazie. Beh, a proposito di identità, no? Questo saluto è certo con le nostre lingue originarie, perché poi si tratta di questo. Allora, grazie a voi per i tanti messaggi che avete mandato, eravate collegati veramente in tantissimi, quindi seguiteci sui nostri social, così avrete tutte le informazioni necessarie, e sempre sulle fonti.tv. Vi auguro un buon proseguimento di giornata.